Grazie per l'invito, grazie a Katia, grazie a Novamont che ci permette di essere qui oggi e di spiegare sia il tema della collaborazione e anche il tema, giustamente come è stato citato prima, dei segnali deboli. Siamo deboli ma siamo necessari, giustamente, perché si comincia anche da questo, quindi è un piacere essere qui oggi. Dunque, sicuramente quello che è stato sottolineato oggi è che l'economia non è più la stessa, i processi di cambiamento stanno cambiando il mondo in cui viviamo e quindi di conseguenza le aziende devono adattarsi a questo mondo che cambia, l'economia deve adattarsi a questo mondo che cambia. Noi quest'anno ce ne abbiamo 120 anni e in 120 anni siamo sicuramente cambiati molto, però cercando naturalmente nel nostro piccolo di rimanere sempre fedeli a quello che il nostro fondatore Luigi ci ha insegnato. Questi cambiamenti cosa hanno riguardato? Hanno riguardato sicuramente tutti i nostri settori, la modernizzazione degli impianti, l'internazionalizzazione, dipendenti, governance e soprattutto innovazione e la sostenibilità. Giustamente lo diceva prima Aldo Bonomi, l'ha sottolineato, ha lavorato anche con noi, è stato assolutamente un piacere. C'è un prodotto che rappresenta un fulgido esempio di quello di cui abbiamo parlato tutto il giorno. Dal nostro punto di vista, naturalmente, è la capsula compostabile. Nessuno avrebbe mai immaginato di poter utilizzare il Mater B per produrre una capsula. Per quale motivo? Beh, tutti voi andate al supermercato, vi capita di usare le shopper che vengono date e oggettivamente pensare che lo stesso tipo di materiale deve resistere, come abbiamo detto più di una volta, a 9 atmosfere di pressione, 90 gradi di temperatura, sfido chiunque a dire che fosse possibile, non era soltanto un limite, era un sogno. Siamo riusciti a risolvere questo problema, siamo riusciti a realizzare questo prodotto e non è stato per niente facile. Ma perché? C'è stata naturalmente una collaborazione con Novamont che è durata 5 anni, quindi è stato un processo molto lungo per riuscire ad arrivare dove siamo arrivati. Ci siamo arrivati in che modo? Beh, con la passione nostra per quello che volevamo trasferire, la passione loro, mettendole insieme, è stato il raggiungimento di un traguardo di cui siamo orgogliosi. Ma per quale motivo? Si parlava prima di alcune eccellenze. Beh, penso si possa tranquillamente dire che la Vazza e Novamont sono due eccellenze, sono due eccellenze italiane che si sono messe d'accordo, hanno trovato dei punti comuni, hanno sfruttato le sinergie e hanno trovato un prodotto che è assolutamente all'avanguardia a livello mondiale. E perché? Perché questa cialda cambierà il futuro del caffè, questo è poco ma sicuro. Per quale motivo? Beh, cerchiamo di capire una cosa, in Italia si possono dire alcune cose che sono magari ovvie e banali. Siamo 60 milioni? Benissimo. Siamo 60 milioni di commissari tecnici della nazionale? Senza ombra di dubbio. Siamo 60 milioni di persone che sono perfettamente in grado di insegnare come si fa il perfetto caffè? Splendido. Però non dimentichiamoci una cosa, il caffè, come anche altri prodotti, la pasta per esempio, non sono un prodotto finito, hanno bisogno di trasformazione. Ora, se in Italia, se non altro, c'è una grandissima cultura sul prodotto, quando andiamo all'estero questo diventa già un po' più problematico riuscire a spiegarlo. Quindi quale metodo migliore che non utilizzare un sistema chiuso come quello della capsula per riuscire a portare un prodotto finito in tazza come l'abbiamo studiato, definito e come è stato per certi versi teorizzato in 120 anni della nostra storia. Ma non è soltanto una questione di business strettamente legato. Con la cialda compostabile si può salvaguardare l'ambiente e non è una cosa banale. In che modo? Naturalmente cercando di sfruttare le ultime tecnologie, ma come è stato ben definito nel momento in cui abbiamo cominciato a parlare con Novamont, senza assolutamente togliere tutto quello che è la nostra expertise sulla qualità del prodotto, perché non era soltanto trovare un prodotto che fosse compatibile, ma trovare un prodotto che fosse compatibile con l'ambiente, che fosse compatibile col caffè e che fosse compatibile con quello di cui il consumatore è abituato a trovare nella tazza tutte le mattine. Quindi il prodotto dovrà rimanere esattamente lo stesso, se no saremmo venuti meno al nostro principio fondamentale. Noi lavoriamo da 120 anni e mio papà me lo ricorda tutti i santi giorni,
per quello che voi trovate la mattina nella tazza, e questo è il nostro risultato. Tutto quello che c'è dietro va bene, è uno sforzo che noi facciamo e continueremo a fare, ma il nostro obiettivo, il nostro risultato è quello. E quindi riuscire a trovare, ed è per questo che ci è voluto molto tempo, una soluzione a questo problema, per noi è stato assolutamente una chiave di volta. In che modo? Collaborando. La collaborazione tra due aziende. Ma non soltanto ho bisogno di qualcosa e quindi tu mi devi fornire qualche cosa, ma parlando assieme, cercando di capire quali erano i problemi e quindi mettendo a fattor comune le nostre conoscenze e le loro conoscenze. E questa è un'altra cosa che non è così ovvia tante volte, non si parla di fornitori, si parla di collaborazione, che è assolutamente un paradigma completamente diverso e che noi per esempio come azienda stiamo cercando di utilizzare sempre di più. Quindi questo valore condiviso alla fin fine tra noi e loro ha creato un valore immenso, che è questo prodotto che avete anche la possibilità di gustare poi dopo, per esempio. Il valore condiviso nella fase di progettazione, quindi fin da subito, per riuscire ad arrivare a che cosa? Al prodotto si è affiancata naturalmente l'idea di dar vita a questo hub della sostenibilità che potete vedere oggi. Qui in Cascina Cuccagna, un progetto interattivo che naturalmente permette di far conoscere lo sforzo che abbiamo messo noi, lo sforzo che hanno messo loro a tutti, ai giornalisti, piuttosto che ai consumatori normali, piuttosto che agli addetti ai lavori, quindi in maniera assolutamente più ampia e trasversale, sensibilizzando poi su questi temi, perché naturalmente non è sempre facile, all'inizio parlavamo e tra biodegradabilità, compostabilità, cioè anche soltanto a livello di dizionario, vi posso dire che non è così ovvio e così semplice riuscire a capirsi sempre. Naturalmente non ultimo è il valore di quello che è la parte finale del nostro processo, e quindi il compost, i funghi appesi nel lab ne sono naturalmente la parte finale, quindi poter riutilizzare quello che noi abbiamo fatto. Poter utilizzare quindi il concetto di economia circolare, detto in estrema sintesi. Nel nostro piccolo ci siamo riusciti, ma non soltanto per produrre funghi. Naturalmente i fondi di caffè possono essere utilizzati per fare molte altre cose. Possono essere utilizzati nella cosmetica, nella farmaceutica, abbiamo visto addirittura nella produzione di tessuti per certi versi. Quindi ci sono mille applicazioni che si possono utilizzare. E in un momento così particolare che sta vivendo l'Italia non poteva mancare un accenno Expo. Per noi è stata un'occasione eccezionale il fatto di poter collaborare con Expo, collaborare col Padiglione Italia, insieme ad AMSA e insieme alla cooperativa Il Giardinone. Tutti i fondi di caffè di Lavazza nella Padiglione Italia vengono raccolti quotidianamente, vengono portati per la produzione di questi funghi. Ora, anche noi i risultati non li possiamo dire perché non è ancora finito Expo, quindi non possiamo ancora sbilanciarci, però vi posso garantire che i risultati sono assolutamente eccezionali. Noi eravamo qui poche settimane fa proprio per il lancio del nostro bilancio di sostenibilità. Un bilancio che naturalmente non voleva essere semplicemente uno snocciolare dei numeri, perché non è quello, ma era far capire che cosa ha fatto Lavazza in 120 anni. Non è che ci siamo svegliati ieri noi con la questione della sostenibilità. Noi sono 120 anni che cerchiamo di applicarla in tutta la nostra filiera. E quindi, per quanto sia importante nello specifico la capsula compostabile, noi volevamo che fosse chiaro tutto un altro sistema, cioè il tipo di approccio che l'azienda ha avuto da 120 anni a questa parte. La parte terminante è questa, ma c'è un lavoro a monte fatto prima che è incredibile, naturalmente per ridurre emissioni, per ridurre consumi energetici, e non me ne vogliono i produttori di energia, però giustamente dovendo tagliare noi cerchiamo di fare il nostro lavoro, mettiamola così, di utilizzare in maniera più intelligente se non altro. E tutto quanto per riuscire ad arrivare ad aumentare sempre di più l'efficientamento delle nostre strutture. Quindi risparmi su quello che tu hai messo a budget, quello che risparmi lo reinvesti per migliorare sempre di più. E quindi anche qui c'è una circolarità in tutto quello che stiamo facendo. Naturalmente non c'è soltanto questo, c'è il fatto che Lavazza si occupa all'interno della nostra con la nostra fondazione direttamente di collaborare con le fasce di popolazione che noi tocchiamo, che sono tutta la fascia equatoriale, collaborare con soggetti esterni, possono essere loro, come può essere anche l'International Coffee Partner, del quale mio cugino Giuseppe è co-chairman, che si
occupa prevalentemente di controllare i cambiamenti climatici per la filiera del nostro prodotto, che è il caffè. Progetti di sostenibilità, come si diceva prima, può essere qualunque cosa. Anche per esempio il fatto che noi stiamo costruendo la nostra nuova sede a 500 metri da quella vecchia per riqualificare una zona urbana di Torino che non era particolarmente florida. Abbiamo preso una centrale dell'Enel assolutamente totalmente dismessa da decenni, riqualificata completamente, ribonificata, saranno i nostri nuovi uffici, avremo 18.000 metri quadri di uffici, disegnata da Cino Zucchi. Ma non soltanto, complicandoci ulteriormente la vita, abbiamo chiesto di ottenere, speriamo di ottenere la certificazione LEED, che è la certificazione ambientale più alta che ci sia a livello mondiale, sempre per andare giustamente anche nel solco di quello che diceva il dottor Bianchi. Ci dicevano che mantenere, parliamo dei limiti, che mantenere la produzione in Italia era un limite. Benissimo, noi abbiamo investito sempre di più, continuiamo a investire un centinaio di milioni di euro nei nostri siti produttivi. Ci dicevano che il limite erano i materiali compostabili. Perfettamente, abbiamo naturalmente portato l'asticella, come è stato detto prima, al gradino più alto in assoluto, che è quello compostabile, perché quello biodegradabile sembrava troppo facile. Allora ci siamo complicati la vita andando a cercare naturalmente quello che era quello più difficile in assoluto. E ci siamo riusciti. Tutti abbiamo limiti davanti, bisogna essere però in grado in questo momento di capirli, analizzarli per poterli superare. E qui dove sta, secondo me, il vero valore che l'economia e che le aziende devono trovare oggi. Non fermarsi davanti ai limiti, ma capire come aggirarli e capire come modificarli a proprio vantaggio. La strada sicuramente è molto lunga, non sarà facile, ci vorranno ancora un sacco di anni, ma che stiamo andando nella giusta direzione ce l'hanno detto anche persone che non direttamente hanno a che fare con noi, per esempio il professor Visser, che è un professore di Cambridge, uno dei massimi esperti di economia circolare da questo punto di vista, che ha detto che la Vazza sta andando esattamente in questa direzione. E quando è stato invitato da noi al nostro lancio del bilancio sostenibile, ha utilizzato delle parole che devo dire sono state molto chiare, che rappresentano molto bene di cosa stiamo parlando noi oggi. Si tratta di un modello di CSR 2.0, in cui responsabilità sociale, sostenibilità ambientale e business si integrano creando valore. Per questo parliamo di Creating Integrated Value, un modello che la Vazza persegue costantemente. Beh, non è soltanto una cosa che stiamo facendo adesso, ripeto, sono anni che lo facciamo, siamo orgogliosi di farlo, siamo orgogliosi di avere dei partner come Novamont e siamo orgogliosi di essere riusciti a portare al mondo un prodotto eccezionale come è la capsula compostabile. Grazie.